Il consumatore si può difendere acquisendo conoscenza, che poi diventa anche una coscienza ambientale, un approccio ecologico all'alimentazione. Quindi noi possiamo associare molto bene il piacere con la salute, attraverso la conoscenza, l'informazione, l'approfondimento, ma soprattutto recuperando anche la nostra capacità sensoriale. I cinque sensi sono guide naturali che la natura ha dato a noi per saper scegliere gli alimenti di cui il nostro corpo ha bisogno. È molto sviluppata nei bambini questa capacità sensoriale. Poi con il tempo e manipolati anche dall'offerta della pubblicità e anche degli alimenti, noi perdiamo progressivamente la capacità sensoriale degli alimenti acquisendo un monovolume, un'omogeneità negli alimenti e nei sensi, per cui noi mangiamo non in rapporto a ciò che noi abbiamo bisogno, ma in rapporto a ciò che viene offerto dalla tecnologia alimentare e dall'industria agroalimentare intensiva e anche estensiva.